Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di Umi Max. Vi dirò che sarò veramente il più conciso possibile nella recensione di questo smartphone. Perché? Perché questo Umi Max in realtà non è altro che un Umi Super che gli somiglia moltissimo anche dal punto di vista estetico, leggermente depotenziato e con un prezzo ancora inferiore. A conferma di ciò, addirittura il cartoncino che contiene la manualistica indica Umi Super nonostante sia un Umi Max. Dentro c'è anche il pin per rilevare il carrellino della doppia SIM, cavo USB, USB Type-C e un alimentatore a 5V 1A. Qualcuno di voi mi ha anche preso in giro una volta perché ricostruisco in modo maniacale la confezione alla fine di ogni unboxing, e vabbè, sono fatto così. Andiamo a prendere il nostro Umi Max, eccolo qua, somiglia molto a un Umi Super, leggermente cambiato, se non vado errato, il colore delle due bande qua sopra e qua sotto, ma per il resto lo smartphone gli somiglia molto. È realizzato in alluminio, la costruzione è buona, è gradevole al tocco, è un po' spesso, ovvero 8,5 mm, è un po' pesante, circa 200 grammi. La costruzione non è perfetta, nel mio esemplare il carrellino qui non si vede, ma ho fatto un po' fatica a spingerlo dentro che non entrava perfettamente. Abbiamo un tasto personalizzabile, il tasto di accensione, il bilanciere del volume, sopra il jack audio da 3,5, secondo microfono, fotocamera, doppio LED flash a doppia tonalità, lettore di impronte digitali, speaker, microfono e porta Type-C. Detto questo, uno smartphone che si tiene discretamente in mano, ma confermo il fatto che sia un po' pesante e un po' grandicello, quindi comodissimo non è, è comodo ma direi non comodissimo, in tasca un pochino si sente viste le sue dimensioni. Parliamo di hardware, abbiamo un processore MediaTek MT6755 Helio P10 Octa-Core fino a 1.8 GHz con GPU Mali T860 MP2, 3 GB di RAM invece di 4, 16 GB di memoria interna invece di 32. Questa memoria interna, essendo da 16, che è abbastanza ma non tantissimo, sicuramente vi farà piacere sapere che la memoria è espandibile, ma espandendo la memoria si va a rinunciare alla possibilità di utilizzare una seconda SIM. Connettività LTE fino a 300 Mbit per secondo, c'è la banda 20, quindi la banda 800 MHz, Wi-Fi ABGN, poi abbiamo il Bluetooth 4.1, non c'è l'NFC, c'è il LED multicolore, che lo vedete qua sotto lampeggiare, lampeggiare lentamente anche soltanto per indicare che lo smartphone è acceso. Abbiamo un tasto programmabile, c'è il giroscopio, c'è la bussola, la vibrazione c'è ovviamente, ma è un pochino debole, devo dire, ho notato essere un pochino debole. La versione Android è la 6.0 Marshmallow, personalizzata leggermente, così direi io, con il software di MediaTek, quindi abbiamo sì Marshmallow, c'è la personalizzazione di MediaTek di cui parleremo fra un attimo. Il display è un 5,5 pollici, ho toccato qua su in cima, 5,5 pollici in diagonale, IPS 1920x1080 pixel, devo dire un buon pannello, magari non tarato alla perfezione nei colori, se volete tramite MiraVision si può andare un pochino a regolarlo, ma comunque buona la luminosità, discreta la luminosità automatica e soprattutto devo dire un vetro frontale molto oleofobico, e questo è un grande punto a suo favore perché sono pochi gli smartphone asiatici economici che hanno un pannello frontale che non trattiene tante impronte. Come vi dicevo, il software è personalizzato da MediaTek. Cosa vuol dire? Vuol dire che sembra in tutto e per tutto un Android stock, con alcune però piccole modifiche. Qua abbiamo dei toggle in più come la connessione dati, l'attivazione del power saving mode o il tasto per passare ai tasti fisici o meno. Cosa vuol dire? Vi faccio vedere che se lo disattiviamo così, questo qua diventa solo un LED di notifica e i tasti sono tutti all'interno dello schermo con anche la possibilità di nasconderli. Questa è una delle poche modifiche, no, ho sbagliato, una delle poche modifiche fatte allo smartphone. Se riabilito i tasti fisici, vedete che si spengono quelli all'interno del display e vanno fuori. Quelli fuori sono invertibili, ma come vedete non sono visibili, quindi questo è il tasto indietro, c'è un tasto indietro qua giù, qua c'è un tasto menu, il tasto multitasking si ottiene tenendo premuto il tasto centrale e il tasto home, ma come avete visto non è possibile per esempio attivare Google Now perché la pressione prolungata non è riprogrammabile, e questa, devo dire, orrenda barra per la ricerca globale non è possibile rimuoverla. Possiamo aggiungere una seconda barra, quella con Google Now, quindi conviene cambiare launcher, però alcune cose come per esempio il fatto che non si illuminano o che non è possibile attivare Google Now tramite la pressione prolungata del tasto home, quelle purtroppo non cambieranno. Detto questo, cos'altro è possibile fare con il software di MediaTek barra Umi? È possibile scegliere se
se mostrare il LED qua sotto, in questo caso vedete c'è il display, c'è il LED bianco per indicare che lo smartphone è acceso, c'è il LED di carica, di scarica, di batteria scarica e poi la notifica mancata per queste opzioni. Devo dire che è simpatico, certo se fosse stato possibile programmarlo per un maggior numero di applicazioni sarebbe stato ancora più interessante. Qua sotto troviamo altre impostazioni come la possibilità di programmare questo tasto qui che io ho messo come tasto per aprire la fotocamera, le impostazioni dei tasti sotto che vi dicevo prima, dei profili, anzi questi profili di risparmio energetico. E poi abbiamo qua il background task clear che io ho tenuto disattivato, ma se volete potrete scegliere di far chiudere in automatico queste applicazioni per prolungare l'autonomia e se volete da queste applicazioni escludere quelle che per esempio non volete che vengano chiuse in background. Io ho scelto di tenere però lo smartphone al pieno delle sue funzionalità per testarlo appieno. È presente sia Chrome che il browser stock di Android, forse non tutti sanno, ma stock di Android vuol dire il software che Google fornisce all'interno della OSP, che ormai devo dire, mi verrebbe quasi da dire vecchio decrepito, e forse non starei sbagliando di tanto. Purtroppo il codice di Android per questi software, quantomeno per i software quelli base, è un po', devo dire, abbandonato a se stesso, e quindi abbiamo ancora questo browser che veramente forse un po' vetusto, quello sì. Lasciamo caricare un po' di immagini, non ha ancora finito di caricare. Aspettiamo un attimo. Vabbè, comunque avete già visto che le prestazioni sono imperfette, c'è qualche micro lag o qualche piccolo glitch, ma si riesce tranquillamente a navigare all'interno di un sito web molto pesante come quello di Repubblica in versione desktop senza particolari problemi. Poiché di software non ho molto altro da dirvi, non l'ho detto prima, però cosa molto importante è che lo smartphone è dual SIM, quindi se utilizzate la memoria, la micro SD per espandere la memoria, che è abbastanza ma non tantissima, perderete la funzionalità di doppia SIM. Fotocamera principale 13 megapixel con LED flash a doppia tonalità, devo dire un LED flash sufficiente, una fotocamera anche questa sufficiente, soprattutto perché per essere un software MediaTek è abbastanza veloce e abbastanza preciso a mettere a fuoco, in questo caso l'ha fatto, state vedendo sfocato perché la mia videocamera non ha messo a fuoco all'interno del telefono, ma va bene, insomma fidatevi che in questo caso ha messo a fuoco. La velocità di scatto anche questa, una volta che il soggetto è a fuoco, è abbastanza rapida. Abbiamo le solite modalità di MediaTek, quindi sono uscito premendo qua giù per errore, quindi picture in picture e foto panoramica, oltre che degli effetti qua in tempo reale, e poi lo scatto con il segno di vittoria e l'HDR. Come vengono le foto? Le foto non vengono male per la sua fascia di prezzo, diciamo che anche questa l'ho fatta più che altro per vedere se c'era del micromosso, e invece questi sassolini sono venuti abbastanza bene, qui i colori sono abbastanza buoni. Va in difficoltà, devo dire, quando c'è della forte luce sul fondo, vedete anche qua giù qualche problema l'ho avuto qua giù sul cielo, forse avrei dovuto provare a attivare l'HDR. Questa foto non è male, ma ha dei colori un po' spenti, diciamo che tutto sommato si riesce a utilizzare. Forse la cosa che soffre di più sono le situazioni con luce complicata, con poca luce le foto vengono così così, anche i video non è che siano niente di eccezionale in Full HD. Fotocamera frontale da 5 megapixel, andiamo a provare invece l'audio. Anche questo player audio è in sostanza una versione appena ridisegnata del player stock, speaker sotto. Sufficiente nella media, la qualità non è male, ma il volume nella media non è altissimo. Se magari vi volete guardare un video e sentire bene magari il testo di un discorso, meglio mettere le cuffie, non è che sia altissimo. Andiamo ad aprire Modern Combat 5, eccolo qua, aspettiamo che faccia il suo caricamento. Devo dire che non ho avuto invece particolari problemi per quanto riguarda ricezione telefonica e wifi, forse non il wifi più potente mai visto su di uno smartphone, ma tutto sommato niente da segnalare in senso negativo, ha funzionato discretamente
anche dove qualcun altro magari non c'è riuscito. Frame rate decente, non altissimo, si riesce comunque a giocare in sostanza praticamente tutti i giochi 3D con una quantità di dettaglio più che sufficiente. Questo non mi lascia in pace, questa ne era la prova, quindi devo dire, poi conoscendo la Mali T860 comunque ormai conosciamo abbastanza bene quali sono le sue prestazioni. Porto fuori lo smartphone, come vi ho detto mi sto probabilmente un po' sbrigando, ma se avete visto la recensione del Lumi Super mi sto ripetendo. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati, stai chiamando da un numero azienda, se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato. Considerazioni sostanzialmente identiche per quello che riguarda la qualità del via voce. La batteria è una 4000 mAh che fa bene, non come un Mi Super, non in modo sensazionale per essere una 4000 mAh, ma quantomeno vi porterà alla fine della vostra giornata anche con un utilizzo intenso. Siamo arrivati praticamente alla fine, noi abbiamo preso questo Mi Super da Gearbest, che lo vende a 154€. Se utilizzate il codice UMAXIT, se non vado errato, ci saranno altri circa 9€ di sconto, ma insomma parliamo di un prezzo all'incirca di 150€. Ancora una volta non ci sono grosse novità rispetto a Mi Super, ma ancora una volta per questo prezzo uno smartphone decisamente non male. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.